Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenuti al terzo incontro del corso di formazione del progetto Giardino dei Giusti, le radici della memoria. Io appunto sono Michele Santuliana, molti di voi mi conoscono e oggi cercherò di portare avanti il discorso già affrontato dal professor Spinelli la volta scorsa, ma da un'altra ottica, cioè cerchiamo di ricostruire qual è il contesto storico in cui i giusti operarono, come vivevano, che cosa rischiavano, cos'era il Veneto del 43 dal 43 al 45, ma soprattutto, appunto, come poi hanno potuto agire, appunto, in quale contesto. Volevo brevemente richiamarmi a quello che diceva il professor Spinelli l'altra volta sui luoghi contaminati, perché farò diversi riferimenti a luoghi e restringerò il campo anche oggi, cioè si restringe il campo a sostanzialmente un anno e mezzo e progressivamente dal primo incontro della professoressa Lovato abbiamo ristretto poi i tempi. Restringerò anche i luoghi, perché poi mi concentrerò ovviamente sul Vicentino, anche se gli amici che ci seguono da altre province potranno secondo me beneficiare comunque dell'incontro, sia perché alcune situazioni sono simili poi a quello che succede in molti altri comuni del Veneto, sia perché appunto andiamo ad affrontare nel particolare poi anche confrontando comunque quello che avviene nel particolare con diciamo il generale. Quindi farò richiami anche alla storia italiana e alla storia europea. Ecco. Allora comincio subito a condividere lo schermo, così poi ecco. Ditemi se devo mantenere questa modalità, perché purtroppo compare una striscia grigia, mi hanno detto. Ecco, vedete? Fatemi un segno, Antonio, dimmi. Puoi procedere, grazie. Bene. Allora, resistenza e deportazione politica nel Vicentino. Allora, andiamo subito a inquadrare dal punto di vista geografico il Vicentino e in particolare, adesso vediamo, speriamo di riuscire a scorrere. Ecco che si è bloccato, eccolo qui, un'allegria. No, eccolo qui. In particolare l'Ovest Vicentino, perché sono le due località, Arzignano e Valdagno, ovviamente, in cui hanno sede le nostre due scuole. Valdagno e Arzignano sono oggi fra i due centri più importanti dell'Ovest Vicentino. Sono situati a nord-ovest di Vicenza, in due valli adiacenti, la Valle del Chiampo e la Valle dell'Agno. Erano centri importanti anche durante la storia che oggi raccontiamo, cioè nel 1940 e poi dal 43 al 45. Io comincio dal 40 perché l'abbiamo detto l'altra volta, il 10 giugno del 40 inizia la Seconda Guerra Mondiale per l'Italia, una guerra che scoppia, lo sappiamo bene, no? Lo dicono i libri di storia, anche il 1 settembre 1939, ma l'Italia entra con alcuni mesi di ritardo a fianco della Germania nazista. Ho messo nell'ingrandimento la stella più grande è Vicenza, le due stelle più piccole, quella più in alto è Valdagno e quella più in basso è Arzignano. Secondo il censimento del 1936, quindi proprio l'ultimo prima degli anni che raccontiamo, Arzignano, rispetto ai circa 25.000 abitanti che è oggi, ne aveva 13.282, quindi era comunque una cittadina più piccola. Valdagno ne aveva di più, ne aveva circa 20.000, sempre rispetto ai 25.000 attuali. Erano due centri importanti in cui avevano sede anche due industrie molto importanti. Questo è da tenere presente per il contesto storico, eh? La Marzotto, naturalmente, che tutti a Valdagno conoscono, e ad Arzignano le officine Pellizzari. Che cos'è allora l'Italia? Cominciamo inquadrando in maniera generale che cos'è l'Italia fra il 1940 e il 1943, per capire come arriviamo poi a quella data che è stata richiamata più volte dell'8 settembre 1943. Il 10 giugno, dicevo, inizia in qualche modo la nostra storia. La guerra è iniziata il 1 settembre 1939, dopo pochi mesi, dopo l'aggressione della Germania alla Polonia, nella primavera del 40 le armate tedesche invadono prima Olanda, Paesi Bassi, il Nord Europa, poi la Francia.
Lì Mussolini capisce che non è più tempo di aspettare, di temporeggiare, e lo scrivono i suoi, dice appunto: ho bisogno di qualche migliaio di morti per sedere al tavolo della pace dalla parte dei vincitori. Quindi rompe gli indugi. All'inizio aveva dichiarato la non belligeranza, una formula molto così astratta, no? Molto generica, che non è la neutralità della prima guerra mondiale, la non belligeranza, non combattiamo. Il 10 giugno fa il suo celebre discorso davanti a una folla osannante a Palazzo Venezia a Roma e proclama la discesa in campo dell'Italia. Nel primo periodo l'Italia tenta una guerra simile a quella della Germania, tenta pur sapendo di non averne i mezzi, per cui noi non abbiamo divisioni corazzate, i nostri soldati hanno ancora il fucile della prima guerra mondiale che risaliva al 1891, famose diventeranno le scarpe di cartone, ma che erano di fatto appunto di cartone pressato, ma l'Italia non ha i mezzi industriali per sostenere una guerra moderna, per cui nonostante le velleità, la guerra si protrarrà per 3 anni con una serie di sconfitte terribili. Questo lo dico perché poi capiremo sul territorio cosa vuol dire questo. Cito solo alcune delle date più importanti, tanto non serve, ecco, poi io vi mando tutti questi materiali, ecco, ma tanto per darvi l'idea, no? Il 28 ottobre del 1940, anniversario della marcia su Roma, avvenuta il 28 ottobre del 22, l'Italia, dopo una preparazione nulla, con 6 sole divisioni male armate, attacca la Grecia in pieno autunno, mentre i torrenti sono in piena. I greci, che sono pure un esercito, un paese povero, un esercito povero al pari sostanzialmente di quello italiano, si difendono però, difendono le loro case, e quindi quella brevissima avanzata di pochissimi giorni si trasforma in una ritirata inesorabile, e tragica sarà l'epopea ad esempio della divisione Iulia. Questo lo dico perché magari qualcuno di voi che ha il bisnonno, al nonno, oppure ha ricordi di famiglia, la Iulia si sacrifica per consentire la ritirata delle altre truppe, come poi farà anche in Russia. Ecco, dico sempre ai miei studenti, se volete leggere che cosa è stata la campagna di Grecia, in realtà di Albania, c'è un libro bellissimo che è Quota Albania di Mario Rigoni Stern, in cui lui parla proprio della sua esperienza di soldato su quel fronte. Ma la guerra di aggressione dell'Italia non si ferma. Il 6 aprile del 1941, in comune accordo con le truppe anche tedesche e anche con la Bulgaria, che poi riattaccherà la Grecia proprio anche sempre in primavera, il 6 aprile del 1941 l'Italia attacca la Jugoslavia, aggredisce la Jugoslavia. E questo è importante rispetto a quello che ci ha detto il professor Spinelli la volta scorsa, perché è dal 41 che cominciano ad arrivare in Veneto, nei nostri comuni, dei prigionieri, non solo ebrei, anche partigiani, mogli, parenti di partigiani che vengono mandati appunto nell'entroterra. E poi nell'estate del 41 la Germania attacca la Russia e Mussolini chiede ed ottiene di partecipare con alcune divisioni alla campagna di Russia. Anche qui le divisioni italiane non sono minimamente preparate. Pensate, lo dico solo perché fa quasi, no? Così sembra una cosa folcloristica, se non ci fossero di mezzo vite umane, le divisioni che l'Italia manda sono 3 all'inizio in Russia, una di cavalleria, che ancora ci può stare nella steppa, e 2 autotrasportabili. I tedeschi pensavano fossero divisioni motorizzate, gli italiani dicono, ah no, sono autotrasportabili, cioè i soldati erano addestrati a salire e scendere dai mezzi che dovevano però essere messi di volta in volta a disposizione. Quindi la divisione Pasubio avanzerà a bordo degli automezzi, la divisione Torino di fanteria autotrasportabile si farà oltre 1.300 km a piedi in Russia. L'anno dopo, nell'estate del 42, in Russia arriverà un'intera armata, l'ARMIR, Armata Italiana in Russia, fra cui un corpo d'armata alpino. Di nuovo pensiamo a Rigoni Stern, al sergente nella neve, a Nuto Revelli e a tanti altri che hanno scritto di quella disgraziata campagna, no? Alpini che erano stati inviati per combattere sul Caucaso e che invece saranno mandati allo sbaraglio nella steppa. L'11 dicembre, questo per arrivare, no, al culmine delle velleità del 41, l'Italia dichiara guerra agli Stati Uniti d'America. Ecco,
voi la geografia ce l'avete in testa, avete presente la carta degli Stati Uniti, la carta dell'Italia. Ecco, l'Italia dichiara guerra, ha già dichiarato guerra alla Russia e dichiara guerra anche agli Stati Uniti. Questo per farvi capire che non c'è famiglia ad Arzignano, a Valdagno, ma anche a Padova, che non abbia parenti che sono andati a combattere in Grecia, in Nord Africa, non vi ho citato il Nord Africa, dove pure si combatte per 3 anni, o in Russia. Si svuotano i paesi, d'accordo? Niente, devo cliccare così, altrimenti mi fa... Ecco. Ma anche chi sta a casa non vive bene, perché la guerra impone delle rinunce a tutti. Per cui vedete sulla destra questo manifesto del comune di Montecchio Maggiore, la mia città di origine, ma identici erano, c'erano manifesti in tutti i comuni, per cui all'inizio della guerra si deve raccogliere il ferro. Cioè già qui ragazzi dovremmo interrogarci, scusate colleghe e colleghi, anch'io mi rivolgo ai ragazzi, no? Un paese che ha bisogno di tirar su le cancellate per fare cannoni. E quel manifesto che era ancora del 35, della guerra contro l'Etiopia, batterie in linea. Si gioca sul duplice significato della parola batterie, batterie di pentole e batterie di cannoni. Con la signora tutta contenta che dice fino adesso ho cucinato io, adesso ci cucinerai i nemici tu qua dentro. Quindi la guerra, tra l'altro pensate che idea di guerra, una guerra esaltata, no? Ecco, è come appunto guerra di conquista, dalle pentole ai cannoni. Ma la guerra impone anche altri tipi di rinuncia. Il razionamento dei viveri, questo in tutta Italia, in tutto il Veneto. I viveri vengono razionati, in particolare dall'ottobre del 1941 anche il pane. Voi non potete andare dal fornaio e dire mi dia un chilo di pane, no. Ogni italiano ha diritto a 200 grammi di pane massimo, o addirittura nella primavera del 42 150 grammi di pane. Voi avete 17-18 anni, ragazzi, vi rendete conto? Ecco, a testa naturalmente, basta. Pensate, quella che vedete è una tessera annonaria, si vede, si intravede anche questa, comune di Montecchio Maggiore. Sono documenti che ho recuperato appunto in questi giorni per mostrarveli. E ci sono questi bollini, vedete, per cui voi andate dal panettiere e c'è il bollino, così avete la vostra razione. E questa Massignan Maria di Montecchio Maggiore appunto aveva conservato la tessera. Vi ho messo poi, vedete, una vignetta sempre del 1935, al tempo ancora della guerra d'Etiopia, che raffigura un borghese, vedete anche la contrapposizione fra il borghese e il vero italiano, no? Secondo l'ideologia fascista, in divisa, che richiama il borghese, che dice intanto tu sei qua a mangiare, io sono là a combattere. E poi, se tu mangi troppo, derubi la patria. Quindi il cibo diventa parte stessa della lotta. E dovete pensare che ogni parte dell'industria produce per la guerra. Più poi la guerra procede e va male, peggiori sono le condizioni delle persone. Vi ho messo sotto, appunto, vedete, razionamento del pane. Da giovedì 21 corrente mese, le razioni di pane. Razione normale, vedete, 200 grammi fino a 300 per i lavoratori che naturalmente hanno un maggiore sforzo da fare. Pensate, questo provoca anche un'altra conseguenza, cioè il mercato nero. Il mercato illegale. Si nascondono beni per rivenderli a prezzo maggiorato. Pensate che solo nel febbraio 1941 a Vicenza vengono effettuate 720 multe, i dati sono nell'ultimo libro della dottoressa Sonia Residori, che poi vi ho riportato in bibliografia, 720 multe per prezzi eccessivi, per cui gente che voleva farsi, dice, la cresta sui prezzi. Non solo. Un'altra conseguenza, soprattutto della propaganda fascista, che è di questo periodo, sono i cosiddetti orti di guerra. Cosa sono gli orti di guerra? Bisogna recuperare terreno, perché tutto va seminato, perché c'è bisogno di grano per dar da mangiare ai nostri soldati anzitutto, e poi anche per la popolazione. E quindi in città i parchi
vengono seminati, arati e seminati. Anche queste sembrano cose che ci fanno ridere oggi. Se non ci fosse uno sfondo tragico, se non fosse, pensate che il podestà di Marostica, provincia di Vicenza, il podestà aveva, abbiamo detto l'altra volta, sostituito il sindaco a partire dagli anni 30. Non era più eletto, ma era nominato da Roma, quindi da Mussolini sostanzialmente. Quindi il podestà di un comune era sicuramente un fascista integerrimo e che era ben visto e poteva quindi accedere a questo tipo di carriera. Il podestà di Marostica provvede a far arare il campo da calcio del comune, ma pensate che lo stesso fa il podestà di Arzignano, Ghirardini, che appronta per la coltura i terreni di tutte le scuole arzignanesi. Significa che la ricreazione basta, non si fa più. Procediamo. Nel luglio del 1943 la situazione per l'Italia è diventata ormai insostenibile dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista interno. Gli italiani, la campagna di Russia sappiamo è andata malissimo, la campagna di Grecia si era conclusa nella primavera del 41 solo per intervento dei tedeschi, si sta malissimo, le nostre truppe di occupazione patiscono la fame e patisce la fame tutta la popolazione dei Balcani in Grecia, si muore di fame. Nella primavera, nel maggio del 1943, la guerra va talmente male che gli italo-tedeschi vengono sconfitti definitivamente anche in Nord Africa, in Libia e in Tunisia soprattutto, ormai la guerra è arrivata fino a lì. Per cui c'è la resa nel maggio del 1943 delle ultime truppe italo-tedesche in Nord Africa e nel luglio, il 19 luglio 1943, gli alleati anglo-americani sbarcano in Sicilia. Per cui noi abbiamo l'Italia invasa dagli alleati anglo-americani, da una parte, gli italo-tedeschi che combattono dall'altra. Il luglio del 1943 è il punto più basso proprio di consenso del regime fascista. Tant'è vero che si arriva appunto, lo sbarco in Sicilia era il 10 luglio, il 19 luglio invece avviene il primo bombardamento su Roma. Le città italiane erano già state bombardate, Genova, Milano, tra il 41 e il 42 soprattutto, i centri industriali. Roma era stata dichiarata città aperta. A Roma aveva sede anche il Papa, il Vaticano, per cui cosa vuol dire città aperta? Una città non militarizzata, quindi non ci sono presenze, eppure gli alleati bombardano Roma a un certo punto. In particolare il quartiere di San Lorenzo. Vedete appunto delle fotografie, una dall'alto e l'altra appunto dalla cima di un palazzo, vedete, siamo in via dei Fori Imperiali proprio, c'è il Colosseo nella foto in basso, no? Ecco, una cosa che poi vi dirò, è importante tenere sempre il punto di vista. Quando vedete una foto, chiedetevi sempre chi l'ha scattata, da dov'è che è stata presa, no? Si arriva al 25 luglio 1943, data fondamentale, perché è la data in cui cade il fascismo. La notte fra il 24 e il 25 luglio viene convocato il Gran Consiglio del Fascismo, che è un organo del partito fascista che poi era diventato anche organo di governo. Ecco, per quella sovrapposizione che il fascismo faceva, no, il partito unico, quindi gli organi del partito sostanzialmente diventano anche organi che decidono per tutto il paese. Che cosa succede? Come cade il fascismo? Per colpa, grazie agli antifascisti? No, cade per un colpo di Stato interno al regime stesso. Il 25 luglio del 1943 sono gli stessi capi del fascismo, i principali gerarchi, che firmano e poi votano un ordine del giorno che sfiducia Mussolini. Praticamente gli dicono, è tutta colpa tua, hai voluto tu la guerra. Soprattutto è la guerra l'argomento per cui Mussolini viene sfiduciato. È andata malissimo. È tutta colpa tua. E che cosa succede a quel punto? Cade il fascismo, Mussolini va ovviamente a rassegnare le dimissioni al re, il re accetta le dimissioni, non appena Mussolini esce dal palazzo, trova i carabinieri che lo arrestano e lo portano in un luogo sicuro. Quindi non solo il Corriere della Sera, come vedete, titola le dimissioni di Mussolini, ma Mussolini viene anche arrestato e portato in un luogo segreto. C'è bisogno di un capo del governo.
D'accordo, non diventa Repubblica l'Italia, c'è ancora la monarchia e il capo dello Stato è il re, Sua Maestà il Re. Per cui noi abbiamo che viene nominato capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio, che è un militare. È un militare, tra l'altro un militare legato al regime fascista. Ecco, lui era capo dell'esercito fino alla campagna di Grecia, poi dà le sue dimissioni. E che cosa dice Badoglio? La guerra continua. Dice, la guerra continua a fianco dei tedeschi. Nonostante che in tutta Italia si faccia festa perché è caduto il fascismo. Allora voi vedete nei libri, ci sono le foto delle persone che magari le stesse persone che 3 anni prima hanno inneggiato alla guerra, che abbattono i segni del regime. E come viene vissuto questo in Valle del Lagno, del Chiampo, ad Arzignano e a Valdagno? Alcune testimonianze sono già state raccolte e pubblicate, non invento nulla. Sentite qua, cosa dice il parroco di Rovegliana, che è un paesetto sopra Requaro. Chi è in della Valle del Lagno conosce Rovegliana. La notizia dell'incredibile avvenimento viene accolta con grande esultanza dal popolo. Si espongono le bandiere, nelle osterie si beve lietamente, talvolta fino a sazietà, anzi fino all'ebbrezza, scrive Don Giovanni Guglielmi. E Don Pietro Meda, parroco di Castel Gomberto, altro paese della Valle del Lagno, scrive: in breve non si vedono più distintivi negli occhielli, ovviamente i distintivi fascisti, si lacerano le fotografie di Mussolini apposte alle pareti di esercizi e case, stemmi e fasci di tori. E la gente fa festa, perché dopo 3 anni di guerra non ne possono più. Invece il parroco di Cereda, che è filo fascista, dice: Mussolini venne arrestato per tradimento di Badoglio. Vedete, assegna anche le responsabilità. La guerra continua per ingannare i tedeschi, si profila la disfatta della patria. E Don Bernardo Grolla aveva visto giusto che in realtà è un tentativo, cioè la guerra prosegue, sì, però intanto cominciano le trattative segrete per la pace, per un armistizio perlomeno. Ma nel frattempo, voi spesso nei libri di storia trovate che c'è scritto: dopo l'8 settembre del 43 viene firmato l'armistizio, o meglio viene reso pubblico l'armistizio che era stato firmato qualche giorno prima fra Italia e alleati inglesi e americani, e quindi trovate magari scritto nei libri: i tedeschi invadono l'Italia. Mi dispiace, ma è un errore, è un'imprecisione, perché i tedeschi c'erano già in Italia. Abbiamo visto prima, gli alleati invadono la Sicilia e combattono dall'altra parte italiani e tedeschi alleati. Quindi sono già, pensate che a Valdagno, i primi tedeschi non arrivano l'8 settembre o il 10 come invece arriveranno ad Arzignano, ma sono già presenti il 20 agosto del 43. Sono soldati del reparto trasmissioni della Luftwaffe, che li vedete, alcuni dei quali vedete raffigurati nelle serre di Villa Valle, dove oggi c'è la biblioteca di Valdagno. L'immagine è presa da quel libro che poi vi ho citato in bibliografia, che è una ricerca importantissima del professor Maurizio Dallago, Valdagno tedesca. Quindi i tedeschi ci sono già, sono 250-300 soldati tedeschi che vengono mandati a Valdagno. Come mai? Beh, siamo alleati il 20 agosto del 43 ancora dei tedeschi. Ma attenzione, perché questo ci serve fra poco. Ci serve fra poco. E arriviamo all'8 settembre. Qualche giorno prima è stato firmato l'armistizio. Che cosa dice il testo? Lo vedete scritto lì. Lo potete anche ascoltare su YouTube, se cliccate, digitate Badoglio armistizio, trovate proprio la sua voce che gli dice: il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, quindi una potenza incredibile, no, soverchiante, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Ritorniamo adesso su questo ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Qualcuno potrebbe dire: perfetto stile italiano, dico e non dico. Chi sono qualsiasi altra provenienza?
Ma è chiaro che sono i tedeschi, chiaro, insomma, da chi è che vuoi essere attaccato? Non certo dagli UFO, no? E poi le forze italiane in ogni luogo. Ora, l'esercito italiano nel 43, ragazzi, non è presente solo in Italia. È presente in Francia, abbiamo occupato una parte della Francia dopo quella disgraziata guerra di 10 giorni del 40, in cui l'Italia attacca, non ve l'ho detto prima per velocità, ma abbiamo attaccato anche la prima che attacchiamo è la Francia. E poi è presente in Grecia come truppe di occupazione, è presente nei Balcani, dove fra l'altro anche il Regio Esercito, non la milizia fascista, anche il Regio Esercito si macchia di crimini contro l'umanità, contro la popolazione civile, crimini efferati che poi sono stati insabbiati e nascosti dietro il mito dell'italiano brava gente, ma che oggi ci sono fior fior di documenti che testimoniano. Quindi l'esercito italiano è presente un po' in tutte le parti d'Europa, ci sono truppe italiane ancora anche in Polonia, rientrate dalla Russia. Pensate, tutte queste truppe cosa devono fare? Che cosa dobbiamo fare? Perché alle 19.45 dell'8 settembre alla radio cominciano a diffondere questo messaggio. Cosa facciamo? C'è la famosa scena del film Tutti a casa, un film con Alberto Sordi, grande attore, in cui all'inizio proprio lui dice, chiama il comando per avere ordine, dice, signor comandante, qua i tedeschi si sono alleati con gli americani, non ci capiamo più niente. Cioè voi pensate cosa significa? È il caos totale. In questa situazione di caos cosa fanno Badoglio e il re? Scappano da Roma e arrivano a Brindisi, che è già sotto il controllo degli americani e degli inglesi. L'esercito italiano si dice che fu lasciato senza ordini, in realtà gli ordini c'erano, ma non c'erano poi gli ordini operativi per attuarli e l'iniziativa fu lasciata ai singoli comandi, ai singoli comandanti, per cui 800.000 soldati, pensate, saranno catturati dai tedeschi e saranno mandati in Germania, saranno i famosi IMI, internato militare italiano, è una forma di resistenza anche quella, perché quando sarà proposto a loro dai tedeschi e dai fascisti di ritornare a combattere, moltissimi, 650.000 e oltre, diranno no, preferiamo il lager. Fra l'altro in una condizione di svantaggio, non erano riconosciuti gli italiani come prigionieri di guerra dalla Croce Rossa. I tedeschi avevano coniato questa dicitura, IMI, che anche in tedesco mantiene la stessa sigla, internato militare italiano. Ma erano, lo dice bene sempre Rigoni Sterna, all'interno di campi di concentramento. Perché? Perché traditori ovviamente dell'alleanza. È il momento più basso, sapete, in cui una classe dirigente ha portato il paese sull'orlo del baratro e adesso è anche il momento in cui però, ve l'ho messo sotto, inizia quella che è la fase vera e propria della resistenza. L'antifascismo c'era stato anche prima, anche negli anni 30, negli anni 20 e 30, ma poi era stato annichilito. Tant'è vero che vi ho detto, il fascismo non cade per opera degli antifascisti, ma cade il 25 luglio per un colpo di Stato interno. L'8 settembre molti devono decidere adesso da che parte stare. A Roma avvengono i primi combattimenti, il 10 settembre, due giorni dopo, quando i tedeschi, che sono già presenti in Italia, tentano di occupare Roma. Ci riusciranno, ma a Porta San Paolo ci sono soldati dell'esercito italiano con la popolazione civile che si oppongono, quei pochi che hanno detto no, noi non consegniamo le armi. E un'altra forma di resistenza proprio dell'esercito italiano avviene, forse l'avrete sentito, a Cefalonia, dove un'intera divisione italiana, più di 10.000 uomini, a un certo punto dovrebbe consegnare le armi ai tedeschi e all'esercito tedesco, badate bene, non alle SS o a qualche reparto, no, legato anche all'ideologia nazista, particolarmente all'esercito, si rifiutano, per cui vedete nella targa che c'è sotto le perdite che ci saranno, combatteranno per giorni tenendo testa a forze preponderanti e poi quando saranno presi non saranno trattati da prigionieri di guerra secondo i trattati internazionali, saranno trucidati e sono appunto Cefalonia. Nelle vostre città, lo diceva anche il professor Spinelli l'altra volta, no? Via Martiri di Cefalonia. Perché? Perché lì è iniziata la resistenza all'invasore nazista e poi anche ovviamente al partito fascista che si ricrea, lo vedremo tra poco.
come, e poi torniamo al piccolo, torniamo al nostro territorio, nel Vicentino. Cosa succede l'8 settembre? A Valdagno non succede praticamente niente, neanche ad Arzignano. I soldati tedeschi addirittura continuano a fare quello che facevano prima. Ci sono rapporti cordiali. Già il 10 settembre però la situazione cambia e quei 300 soldati di Valdagno occupano i punti nevralgici della città. Il piccolo presidio dell'esercito di Valdagno che c'era si arrende e i tedeschi occupano i punti chiave. Mi dispiace che non possiamo interloquire perché mi piacerebbe, ragazzi, chiedere a voi quali sono i punti chiave. Ce n'è uno, la Marzotto. La Marzotto per tutta la durata della guerra produce divise per l'esercito, italiano prima e tedesco dopo. Quindi le industrie, la Pellizzari ad Arzignano, sono i primi punti che i tedeschi presidiano perché sono i punti che consentono loro di continuare la guerra. Fra il 9 e l'11 di settembre 1943 tutta la provincia di Vicenza è occupata dai tedeschi e poi ovviamente i tedeschi trovano sul territorio quei fascisti che si erano nascosti dopo il 25 luglio che adesso tornano fuori e dicono noi siamo dalla vostra parte. A Schio, alla caserma di Schio, anche avvengono alcuni morti, ci sono negli scontri con i tedeschi. Quindi Valdagno è occupata appunto già durante il 9, praticamente senza colpo ferire, e l'11 settembre anche Arzignano viene occupata dai tedeschi. Dove stavano? Al Mattarello. Si prendono i posti migliori, naturalmente, si prendono le ville, i palazzi. Il comando tedesco a Valdagno è in Piazza Dante, nella sede che era prima della Casa del Fascio, quindi la sede del partito fascista, e che i tedeschi non hanno nessun problema a far sloggiare. Questo vi dà già anche l'idea dei rapporti fra alleati. I tedeschi hanno premura di costituire il partito fascista, sì, ma solamente come gregari, chi comanda sono loro naturalmente. E arriviamo anche alle prime vittime civili. Le prime vittime civili, pensate, io ci tengo sempre a dirlo, sono due donne nel Vicentino, due donne che fanno un primo atto di resistenza, che non è neanche politico. Si chiamano Nerina Sasso e Novelli Atturato. Hanno una a poco più di 20 anni, l'altra ne ha poco più di 30. Che cosa facevano? Aiutavano i soldati italiani che venivano catturati dai tedeschi a mettersi in salvo. Li aiutano, si fingono le loro madri o le loro morose, meglio, ecco. E quindi vengono uccise da soldati di guardia di treni, da soldati tedeschi che le ammazzano lungo la ferrovia. E però in questo momento di gravissima crisi, col paese invaso, è anche appunto l'inizio di una resistenza di tipo politico. Cioè tutti quei partiti che il fascismo aveva proibito, perché con le leggi ancora fascistissime, no, degli anni 20, c'era il partito unico, e che si erano riorganizzati parte in Italia, parte all'estero, fra rischi, perché quando venivano presi gli antifascisti venivano messi in carcere, messi a morte anche, pensiamo a Matteotti che viene assassinato nel 24 dai fascisti, era un deputato socialista, pensiamo a Gramsci, grandissimo intellettuale, oltre che leader appunto del Partito Comunista Italiano, che morirà in carcere, pensiamo ai fratelli Rosselli che vengono assassinati in Francia, sono i teorici di un socialismo liberale, quindi che leghi insieme il liberalismo e il socialismo, vengono assassinati in Francia da sicari che sono armati da Roma, pagati da Roma. Ci sono i documenti che ormai hanno chiarito queste cose. Altro che mandare al mare, come ha detto qualcuno poco tempo fa. E gli antifascisti venivano presi e mandati al confino. Ecco, dopo, tra il 25 luglio e l'8 settembre, riassistiamo anche a riunioni, si torna a riunirsi. A discutere di politica, per cui a Roma già il 9 settembre si ritrovano i responsabili dei principali partiti antifascisti per metterci d'accordo e creare un coordinamento per lottare contro gli invasori tedeschi e i loro spalleggiatori, fiancheggiatori fascisti, e sono il Partito Socialista Italiano, il Partito Comunista Italiano, la Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione, la Democrazia del Lavoro, un piccolo partito, e il Partito Liberale, che fondano il CLM,
Comitato Liberazione Nazionale. Questo è un momento fondamentale, ragazzi, perché questi partiti saranno quelli che porteranno avanti la guerra di liberazione e che ritroveremo il 2 giugno del 46, perché da questi partiti usciranno i deputati dell'Assemblea Costituente che ha scritto la nostra Costituzione. Partiti diversissimi, dall'estrema sinistra alla destra non fascista, il Partito Liberale, la Democrazia Cristiana, che dal punto di vista delle ideologie erano diversissimi, ma che dicono dobbiamo collaborare, metterci d'accordo per salvare l'Italia da un momento di crisi gravissima. Le date che vi ho messo dopo, vedete, quello avviene a livello nazionale, ma anche poi a livello del nord Italia, a Milano, a Padova, quindi a livello veneto, ma poi vi dico a livello provinciale anche, a livello comunale, ci sono le cellule del CLN. Ci saranno a Valdagno, ci saranno ad Arzignano, ci saranno a Vicenza, ci saranno a Padova. E adesso parleremo anche di Padova, quindi amici padovani non temete. Ecco, ovviamente con vari rappresentanti. Tutto a ogni livello si creano dei comitati di liberazione nazionale. Va bene, che coordinano e che saranno quei comitati che poi danno impulso anche alle formazioni partigiane che non spuntano come i funghi sui monti, ma bisogna organizzarle, bisogna trovare le armi, bisogna trovare i viveri. Ecco, naturalmente tutto ciò avviene, capite, mentre i tedeschi stanno occupando. Vi faccio alcuni nomi velocemente, non vi preoccupate, ma sono nomi così importanti, ragazzi, che ecco, Concetto Marchesi del Partito Comunista è il rettore, magnifico rettore dell'Università di Padova, e lui è nel CLN Veneto. Egidio Meneghetti sarà rettore anche lui dell'Università di Padova, cioè no, gli ultimi, voglio dire. Silvio Trentin è un giurista, tra l'altro espatriato in Francia come antifascista. Ecco, Mario Saggin per la Democrazia Cristiana. Li ritroveremo questi nomi. Marchesi sarà eletto alla Costituente poi. Sono nomi molto, molto importanti, di persone che decidono da che parte stare. Concetto Marchesi, inoltre, è rettore dell'Università di Padova in quel periodo. Il primo dicembre del 43, guardate cosa scrive, ai suoi studenti pronuncia un discorso per l'anno accademico dell'Università di Padova in cui molti di voi hanno studiato, magari care colleghe, cari colleghi, oppure andranno a studiare, care ragazze, cari ragazzi, ma sentite un rettore cosa dice? Sono rimasto a capo della vostra università finché speravo di mantenerla immune dall'offesa fascista e dalla minaccia germanica, fino a che speravo di difendervi. Oggi non è più possibile. Guardate un poco dopo. Dice, non è più possibile sperare che l'università resti asilo indisturbato di libere coscienze operose, mentre lo straniero preme alle porte dei nostri istituti e l'ordine di un governo che, per la defezione di un vecchio complice, ardisce chiamarsi repubblicano, ora vi spiegherò cosa vuol dire, vorrebbe convertire la gioventù in una milizia di mercenari e di sgherri massacratori. Ma sono parole fortissime, ragazze e ragazzi, queste. E non le pronuncia l'ultimo, lo pronuncia il magnifico rettore della seconda università più antica d'Italia, Padova. D'accordo? Quindi invita i ragazzi, dice, studentesse, studenti, andate, entrate nella Resistenza. E guardate sotto le cifre. L'Università di Padova, se andate al Bo ancora oggi, vi mostra, ha avuto 116 caduti. 107 erano studenti che avevano 2-3 anni più di voi, magari. E adesso vedremo. A Vicenza, a livello di Comitato di Liberazione Provinciale, scusate ma qualche nome ve lo devo fare, Antonio Bietolini, lo ritroveremo fra poco, fissatevi questo nome, rappresentante del Partito Comunista, Torquato Fraccon, che troveremo molto nel nostro progetto della Democrazia Cristiana, per il Partito d'Azione, Ettore Gallo, a cui è intitolato l'Istituto Storico Gli Strevi di Vicenza, sarà presidente della Corte Costituzionale negli anni 90, Ettore Gallo, d'accordo. Luigi Faccio, del PSI, che era già stato sindaco di Vicenza, lo sarà ancora e sarà deputato alla Costituente, eletto nel Vicentino. Questi sono i nomi del CLN a Vicenza. Alcuni, insomma, poi ci sono tanti collaboratori. Vedete, sempre ci sono partiti diversissimi, dal Partito Comunista alla Democrazia Cristiana. Ma anche il fascismo si riorganizza.
Adesso abbiamo visto la resistenza e quindi gli antifascisti. Anche il fascismo si riorganizza. Pensate, dall'8 settembre, guardate l'escalation. 12 settembre Mussolini è liberato. 15 settembre Mussolini è portato in Germania, viene liberato da paracadutisti tedeschi, incontra Hitler e da Monaco fa un discorso in cui dice di aver ripreso la suprema direzione del fascismo in Italia. Nasce il Partito Fascista Repubblicano, che di Repubblica ha poco, che si richiama un po' al fascismo movimentista delle origini, che studierete meglio l'anno prossimo. Tiene una propria assemblea costituente a Verona, che sarà una città fondamentale di questa ultima fase del fascismo. E diciamo si dà un suo carattere, una sua fondazione. E anche poi, a sempre a livello provinciale e comunale, si cerca di riorganizzare. Fanno una fatica enorme, perché sono demoralizzati i fascisti, perché la guerra va male, non si trovano persone che si iscrivano. Abbiamo i documenti dei fascisti locali che si lamentano di questo, che non si trovano iscritti. Eppure anche a Valdagno e ad Arzignano si riforma un partito fascista. A Valdagno lo guida il ragioniere Emilio Tomasi, una persona criminale di guerra, sarà fucilato, tanto per tornare ai luoghi di memoria e ai paesaggi contaminati, sarà fucilato nel 45 insieme ad altri due nello Stadio dei Fiori, dove si tengono le partite di calcio prima del Covid anche del liceo. Nessuno lo sa, lì è stato anche un campo in cui sono stati fucilati alla fine della guerra, condannati a morte. Ad Arzignano è, ovviamente dopo vi spiegherò anche perché è stato condannato a morte Tomasi, e il dottor Ottorino Caniato ad Arzignano. Magari i nomi che troverete forse nei documenti su cui dovrete lavorare. Vado in breve. Che cosa succede? E naturalmente i tedeschi, ecco qui, si annettono la parte nord-centro dell'Italia e dal punto di vista geografico, attenzione, è una cosa fondamentale da tenere presente, annettono al Reich, occupano l'Italia, ma annettono, cioè fanno diventare Germania il Trentino Alto Adige, un pezzo del Bellunese e un pezzo di Venezia Giulia. Quel OZAV che vedete in alto a destra è Operation Zone Alpen for Land, quindi una zona di operazioni delle Alpi, e l'altra è Operation Zone Adriatischen Küstenland, cioè territorio che viene tolto all'Italia. Chiedono al governo italiano se possono. No, lo fanno e basta. Chiedono alla Repubblica di Mussolini, ma vorremmo togliere. No, lo fanno e basta. Quindi si annettono queste province, che diventa territorio tedesco. La guerra di liberazione è anche una guerra per ritrovare l'unità nazionale, da un certo punto di vista. Naturalmente sotto, vedete, c'è il Regno d'Italia, con gli alleati che cercano di risalire. Ci siamo? Spero di sì. Concretamente, come vive la gente in questo periodo? Intanto, se pensate, ragazze e ragazzi, di andare fuori la sera, mettetevela via. Questo è il prefetto Neos Dinale, prefetto di Vicenza, che con effetto immediato dà ordine di coprifuoco assoluto, quindi non si può uscire, dalle 22 alle 5. Trattorie, caffè e altri locali devono chiudere al più tardi alle ore 21:30. Ma stasera devo andare a trovarmi a me... No. Vi beccano fuori, vi arrestano. Al peggio, vi beccano con qualche documento compromettente, vi buttano in carcere. Al peggio, vi fucilano. Vige la legge militare germanica, cioè la volontà tedesca delle truppe. Guardate, questo manifesto viene affisso in tutti i comuni. Questo è preso dalla versione arzignanese. Ai cittadini di Arzignano, in due lingue, italiano e tedesco, vedete, comando militare germanico, e dà una serie di disposizioni ai cittadini. Loro ve lo mettono, ve lo appendono, non lo avete letto, affari vostri, vi beccano fuori, affari vostri, ma io, affari vostri. Guardate tra le cose proibite. È proibito il possesso di apparecchi radiotrasmittenti. Avete una radio perché vi piace? Via, proibito. Colombi viaggiatori, fa perfino ridere, se non fosse che coi colombi si possono mandare i messaggi, ogni altro mezzo di comunicazione con il nemico. Qual è la pena? I responsabili saranno puniti con la pena di morte.
Severe punizioni saranno pure applicate nei riguardi di coloro che verranno sorpresi in audizioni di stazioni trasmittenti. Vi piace ascoltare la musica americana? Vi beccano, condannati a morte. Lo dice chiaro e tondo, pena di morte. Stati nemici o neutrali o comunque sotto il controllo del nemico, nonché i propagatori di notizie di fonte nemica, pena di morte. O pena puniti severamente, che significa carcere, che significa anche deportazione in campi di concentramento, come vedremo poi nella seconda parte del nostro incontro. Qualsiasi manifesto o altro materiale di propaganda del nemico dovrà essere consegnato. Significa che se vi beccano con un foglietto degli inglesi o del Partito Socialista in tasca o della Democrazia Cristiana o del Partito Liberale o del Partito Comunista, vi buttano in carcere. Chiamate l'avvocato finché volete. Guardate, nel caso di sabotaggio alle attrezzature e impianti militari da parte della popolazione civile, qualora il colpevole, questo è fondamentale, non fosse subito identificato, verranno deliberate severe rappresaglie a carico di tutti i cittadini. Ma voi dite, a me della politica non interessa niente, non mi interessa neanche chi vince la guerra, sinceramente, mi faccio i fatti miei. Voi potete, secondo la legge militare tedesca che vige in Italia e ad Arzignano, a Montecchio, in tutto il Veneto, dall'8 settembre del 43 fino al maggio del 45, anche se non vi interessate di politica, potete essere presi come ostaggio tranquillamente. Ma io non ho fatto niente, non importa. E magari vi fucilano per fare da esempio agli altri. E c'è il comandante militare. Lui l'avviso ve l'ha dato. Volete prenderlo appunti? Prendere appunti? Bene. Altrimenti lui... Tanto l'avviso l'ha messo. Non diceva voi gli appunti, naturalmente, immaginando, ecco, ovviamente l'epoca, no? Ma sabotaggi significa che voi non sapete chi li ha fatti? Non importa, venite presi in ostaggio. Capite allora qual è il clima in cui deve operare la resistenza? Ma anche i civili, si rischia di morire per un niente. Allora capite chi aiuta un soldato inglese cosa rischia? Chi aiuta un ebreo cosa rischia? Ma anche chi dà un aiuto senza sporcarsi più di tanto le mani. Comunque uno che sa è in pericolo. Devo correre perché il tempo incalza. È in questo contesto che si forma la resistenza. In particolare nel Vicentino sono tre i partiti più attivi. La Democrazia Cristiana, che in particolare è attiva grazie alla rete ricchissima dell'Azione Cattolica, che è un'associazione, delle parrocchie, e la DC è attivissima soprattutto nel mettere in salvo perseguitati politici, ebrei, ufficiali alleati, non in Polonia, nel Vicentino, Vicenza, Valdagno, Arzignano. Grazie soprattutto a un clero, perdonate l'errore di battitura, parrocchie, e di un clero che si era formato sotto un vescovo che aveva sempre voluto ribadire la differenza fra fascismo e istituzioni cattoliche, che aveva sempre rimarcato e lottato per l'indipendenza dell'associazionismo cattolico, Monsignor Rodolfi, che fu vescovo fino al 1943, fino alla morte sostanzialmente. Poi arrivò un altro vescovo, Zinato, Carlo Zinato. La DC organizzerà però anche il battaglione autonomo Valdagno, che opererà in Alta Valle dell'Agno. Dopo ci arriveremo. E altre formazioni, soprattutto nella zona dei sette comuni, altopiano di Asiago, ci saranno, e alla base dell'altopiano, formazioni cattoliche. Dopo vedremo. Il Partito d'Azione è importantissimo, che è un partito piccolo ma estremamente organizzato. Del Partito d'Azione fa parte una delle figure più luminose della resistenza vicentina, originario di Arzignano, Toni Giuriolo, che fu maestro dei piccoli maestri. Se leggete I piccoli maestri di Luigi Meneghello, ci sono ritratti stupendi di Antonio Giuriolo. Un professore come me, come il professor Spinelli, come la professoressa Lovato, che non aveva accettato già prima, negli anni 30, la tessera fascista, e viveva dando lezioni private a casa, perché non aveva voluto aderire al fascismo, perché bisognava avere la tessera se si voleva insegnare a scuola. E poi il Partito d'Azione, il Partito Comunista è molto attivo. Studierete l'anno prossimo, al comunismo, alla sinistra, aderisce la classe operaia,
Quindi è naturale che dove ci sono industrie, dove ci sono operai, ci sia un partito comunista forte, come a Valdagno, come ad Arzignano, come a Vicenza, come a Bassano, e che quindi ci sia a Schio, importantissimo, che organizzi la resistenza. Voi non prendete paura di questa slide. Sono solamente alcune delle formazioni che creano, le formazioni partigiane. In Alta Valle del Chianto, vedete, in Valle dell'Agno, poi vi passerò tutte queste informazioni. In Valle dell'Agno è molto importante la Brigata Stella, delle formazioni armate dal Partito Comunista Italiano, le formazioni Garemi. Comandante è Luigi Piero Bondante, uno studente di 20, morirà poi a 22 anni, studente padovano della provincia di Padova, che accetterà poi di diventare il comandante di questa brigata. E commissario politico è un altro nome importantissimo, Clemente Lampioni Pino, su cui tornerò. Una domanda che mi hanno rivolto gli studenti: ma quindi, professore, formazione comunista significa che tutti i partigiani che combatterono, magari molti vostri nonni, eccetera, sono comunisti? No, significa che sono armate dal Partito Comunista, finanziate, organizzate, ma guardate che molti ragazzi hanno la vostra età, 18-19 anni, sono cresciuti sotto il fascismo, non capiscono niente, non sanno niente. Voi oggi vi connettete in un attimo, loro non sanno nulla. Il primo motivo che li spinge ad andare in montagna è: non vogliamo combattere ancora con i fascisti, non vogliamo finire in Germania, d'accordo? Abbiamo visto, magari qualcuno di loro ha combattuto in Russia, magari qualcuno in Grecia, in Nord Africa, o magari qualcuno ha avuto fratelli che sono morti e dicono: io non voglio andare a morire per questi qua. Il primo motivo non è politico. Tant'è vero che Luigi Piero Bon non è neanche comunista, eppure scrive in una lettera: questi sono gli unici che fanno qualcosa. Qua io non posso guardare tanto queste cose, devo, adesso è il momento di agire, non di star qui a pensare ma potremmo, ma è il momento di agire. La situazione è gravissima e lui a 20 anni si prende la sua responsabilità e gli sarà dato da comandarne altri uomini, da guidarli. Altro formazione di cui tener presente è il battaglione autonomo Valdagno, comandato dal grande alpinista Gino Soldà, che tutti conoscono a Valdagno come grande alpinista, che appunto viene finanziato e sostenuto dalla Democrazia Cristiana. Diventerà commissario politico del battaglione e vice di Gino Soldà Luigi Massignan, di cui io poi vi parlerò nell'ultima parte. Luigi è originario, Gino per gli amici, di Montecchio Maggiore, e diventerà il vicecomandante e pagherà un prezzo altissimo per la sua scelta. Guardate sull'altopiano dei Sette Comuni I Piccoli Maestri di Toni Giuriolo, la futura poi divisione Monte Ortigara, che univa varie formazioni, e nella fascia pedemontana la Brigata Mazzini. Guardate questi nomi: Giovanni Carli, Giacomo Chilesotti, Rinaldo Arnaldi, perché sono Francesco Zaltron, sono nomi a cui sono intitolate vie nei nostri comuni, d'accordo? E magari uno dice: ma chissà chi sono? E magari hanno anche la medaglia d'oro al valor militare. Vi ho messo alcune foto. Vedete che non sono eroi. Sono foto tessere, foto segnaletti che sorridono o vi guardano magari un po' perplessi, come guarderemo anche noi. Luigi Piero Bon morirà nel 1944, il 17 agosto, e medaglia d'oro. Tutte queste fotografie sono di medaglie d'oro della Resistenza. Toni Giuriolo, Giovanni Carli di Asiago, Rinaldo Arnaldi, d'accordo, Giacomo Chilesotti. Sono alcune soltanto delle figure più luminose della Resistenza. Ho messo Veneta, anche se quasi tutti sono vicentini, tranne Luigi Piero Bon, che era nato in provincia di Padova. Eppure opera nel Vicentino e diventa comandante di una brigata partigiana. Ma com'è l'Ovest Vicentino in particolare? Chiediamoci, com'è dal punto di vista militare? Ebbene, tra il 43 e il 45 le valli dell'Agno e del Chianto hanno praticamente la più alta densità di presenza militare, se non del nord Italia, una delle più dense. Quando si forma la Repubblica di Salò, quindi, no, con Mussolini che rientra in Italia,
Roma è già ormai quasi minacciata, sarà liberata all'inizio di giugno del 44. Questo significa che la Repubblica di Salò, anche se è chiamata di Salò, in realtà non ha una capitale, una unica sede, e distribuisce i ministeri, tutto l'apparato di uno Stato, lo distribuisce un po' dappertutto. A Valdagno chi arriva? Guardate, Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza. Significa che tutti gli archivi e tutta la polizia fascista arriva a Valdagno. Capite cosa voglio dire? Ci saranno poi gruppi speciali, sia italiani della decima massa, era un reparto di incursori di Marina che praticamente operava quasi in maniera semi-indipendente anche contro i partigiani, un reparto che si è macchiato di efferatezze in mani, e anche un reparto tedesco speciale. Li vedete là a torso nudo allo Stadio dei Fiori. Eccole lì, sono incursori, i cacciatori del mare Brandeburgo. Ad Arzignano ci sarà la guarnigione, a Montecchio, alla confluenza fra le due valli, viene creato un campo trincerato con recinti, baracche, una guarnigione di più di 200 marinai, e lì ha sede il sottosegretariato alla Marina della Repubblica di Salò, della Repubblica Sociale Italiana. Capite? C'è una presenza di truppe grandissima. Perché? Lo capite? Ecco, vi ho messo le frecce, no? I soldati sono davanti alla farmacia Orsini di Valdagno, ecco, per i valdagnesi, guardate dove sono. Ecco, ma capite, per quello che ho detto prima, dopo l'8 settembre del 43, il Trentino Alto Adige è Germania, è Reich tedesco. Quindi Valdagno, Arzignano, Verona sono vicinissimi al confine. I tedeschi non possono permettersi che ci siano truppe partigiane che operano. Capite anche la durissima repressione che agiranno continuamente. Ma non è l'unica quella militare resistenza. Ragazzi e ragazzi di Arzignano, voi avete i quattro martiri, quattro operai che protestano, scioperano assieme agli operai di tutto il nord Italia, anche della Marzotto, nel marzo del 44, per evitare che i loro macchinari vengano portati via in Germania dai tedeschi. E anche le maestranze, cioè gli operai, dovevano essere in parte trasferiti in Germania. Protestano, fanno sciopero, i tedeschi dicono tornate a lavorare, non puniremo nessuno. Loro tornano a lavorare, ne prendono quattro, che pensano essere i capi di questa sommossa. Vengono portati al castello di Montecchio Maggiore, dove oggi si va a vedere il cinema d'estate, il castello della villa, e uccisi con un colpo alla nuca, neanche fucilati, gli sparano in testa. Vengono sepolti in segreto, le famiglie sapranno dopo che li hanno uccisi che sono stati condannati, e fino alla fine della guerra non potranno neanche avere una tomba su cui piangere, perché sepolti in luogo segreto, pena l'uccisione del becchino che li ha sepolti. Questa è la legge militare tedesca. Questo è il bene, visto che oggi noi viviamo in un'epoca in cui è tante cose buone, il nazifascismo. Guardate in breve, adesso vi faccio solo una carrellata di quello che succede in Valle dell'Agno. In Valle dell'Agno il 27 aprile del 44 a Requaro, per l'uccisione di un soldato tedesco, voi potete dire, ma i partigiani non potevano stare a casa loro. Scusate, è guerra? È guerra di liberazione? Si ammazzano le due fazioni in lotta, naturalmente. Ma i civili che colpa ne hanno? Eppure i tedeschi e i fascisti si rifanno sempre sui civili per minacciare i partigiani, per far sì che la popolazione non li sostenga più. E il sostegno della popolazione è fondamentale. Come pensate che mangiassero centinaia e centinaia di partigiane e partigiani nelle valli dell'Agno del Chianto, se la gente non dava loro da mangiare? Ma capite, erano i loro figli, i loro fratelli, i loro nipoti, quelli lì. E i tedeschi fascisti cosa fanno? 27 aprile, ucciso un soldato, si bruciano le contrade, Storti, Cornale e Pace di Requaro, 517 sfollati. A Burga di Requaro Terme, ucciso un soldato tedesco l'11 giugno, i tedeschi arrivano, qua sono i tedeschi, salgono, gli stessi che vedete passeggiare per Valdagno tranquillamente, uno è anche un pittore, fa dei bellissimi quadri, arrivano su, prendono tutti i civili, 17, li ammazzano e li finiscono con le bombe a mano, per renderli irriconoscibili. Arriverà il vescovo poi. Viene proibito anche addirittura il funerale. Il vescovo, il nuovo vescovo Zinato, dice no, io il funerale glielo faccio, mi interessa niente.
e non possono opporsi a un vescovo. In quel caso lì è troppo, capite? Vi ricordate Erminelli, uno del CLN di Vicenza? È uno dei sette martiri di Valdagno. Il 3 luglio del 44 avviene una rappresaglia. Vicino a Montecchio era avvenuto un attentato, guerra, i partigiani sparano se vedono una colonna tedesca. I tedeschi cosa fanno? Prendono sette ostaggi, in collaborazione con i fascisti di Valdagno, che non c'entrano nulla con quell'attentato, ma abbiamo visto la legge militare tedesca. Se li portano al campo di tiro di Valdagno, dovevano essere otto, uno riesce a scappare. E lo so perché qualcuno che ci ascolta è lontano parente anche, no? Di uno di loro. Non solo, ma cominciano a rastrellare tutta la dorsale Agno Chiampo, per cui i tedeschi, vedete, il 4 luglio, durante una ricognizione contro i ribelli, la comunicazione sotto, veniva constatato che la popolazione delle seguenti contrade ha dato alloggio, vitto e la possibilità di deposito ai ribelli. Per cui le contrade Marana, Bosco, Cenzio, Zovo, Bertoldi, Tomba e Ferrazza sono contrade di montagna, tra la dorsale fra Arzignano e Valdagno, vengono bruciate. Qualcuno di voi ha la casa là? Questa è la guerra. Ma vedete il rifarsi sui civili. Nello stesso contesto, in Valle del Chiampo, San Pietro Mussolino e Trespadoro, che avrà la medaglia d'argento per questo, e per altre azioni, vengono rastrellati i territori, saranno 54 vittime. Ma quanti partigiani? Due. Gli altri sono 52 civili. Fra cui il prete, il parroco di San Pietro Mussolino, che viene ammazzato e bruciato dentro la sua canonica. La resistenza però risponde anche, risponde, e riesce a organizzarsi soprattutto dalla primavera estate del 44. La più grandiosa azione è il disarmo che fanno. Vi ricordate quel campo trincerato a Montecchio, sede della Marina, del sottosegretariato? I partigiani, guidati da Dante, Luigi Piero Bon, che avete visto prima, e da Pino, con la collaborazione di partigiani locali, io ne ho conosciuto anche qualcuno di persona che mi ha testimoniato, abbiamo i documenti anche, le relazioni tedesche, la relazione italiana, assaltano di notte questo sottosegretariato. Non uccidono praticamente nessuno, feriscono lievemente un marinaio o un carabiniere e riescono a fare un bottino enorme. 200 fucili, bombe a mano, munizioni, pistole, che caricano su due carretti e le portano a Selva di Trissino, dove ha sede il comando della Brigata Stella. La notizia fa scalpore e tantissimi giovani di Arzignano, di Montecchio, dicono: mamma mia, i partigiani sono forti, andiamo con loro. Ecco, sarà anche una scelta per molti di loro fatale, dopo vedremo perché. Vi ho messo anche il contributo delle donne. Una di esse è una bellissima ragazza di 97 anni, che si chiama Teresa Peghin, che qualcuno di voi conosce perché ogni anno alla Piana viene a parlare. Scusate se mi commuovo un attimo, ma ecco, è una persona straordinaria, staffetta partigiana, che porterà senza saperlo il bottino di denaro che i partigiani rubano da questa caserma facendo saltare una delle due cassaforti. Lei lo porta a Padova senza sapere nemmeno che cosa è in valigia. Dico: devi portare questa valigia a Padova. Lei scende, sarà decorata di croce al valor militare e dovrà poi nascondersi perché i fascisti la cercano, i tedeschi la cercano. Solo che tornando le danno anche un passaggio, perché lei è una bella ragazza, e dicono: venga, venga signorina. Ecco, e poi ovviamente quando cominceranno a circolare le sue foto segnaletiche dovrà nascondersi. Teresa avrà il papà ucciso dai fascisti di Valdagno e di Cornedo, ucciso nel marzo del 1945, un mese prima della fine della guerra. Erano andati a prendere suo fratello, non riescono a catturarlo e quindi si rifanno sul papà e lo ammazzano lì. Se volete sentire le sue testimonianze, poi vi ho messo un paio di link perché secondo me vale la pena. Piccola parentesi allora sulle donne della resistenza. Ecco, vado velocissimamente perché la Valle dell'Agno ha, e poi anche del Chiampo, un caso unico nella storia di un battaglione di sole donne. Sarà formato solo a guerra finita, raggruppando tutte le oltre 40 donne e inquadrato in un battaglione Amelia. Scusate, ma devo citare la sua comandante, Flora Cocco, perché è stata studentessa del liceo Gian Giorgio Trissino, perché era studentessa di lettere a Padova, perché fu imprigionata e torturata in carcere. Ma anche Luigina Castagna Dolores di Recuaro,
fra le prime. E siccome si parla di luoghi della memoria, ragazze e ragazzi di Valdagno, quando passate in centro perché vi fate una vasca o andate a una presentazione a Palazzo Festari, leggete fuori: Luigina è stata torturata dove adesso si fanno le presentazioni dei libri, perché lì aveva sede la polizia fascista. Se volete una testimonianza, appunto, anche lì, ecco, è mancata nel 2017. L'estate del 44 vede anche la morte di Dante e di Pino, che saranno catturati, traditi a Padova e uccisi. E tra l'estate e l'autunno in Valle dell'Agno succede davvero l'inferno, perché prima la Brigata Stella perde il suo comandante e il suo commissario politico, e il 9 settembre del 44 a Frapiana di Valdagno e Selva di Trissino i nazifascisti organizzano un rastrellamento, cioè un'operazione antipartigiana durissima. Poi estenderanno queste operazioni a tutto il nord Italia in quel mese di settembre e uccidono in un giorno 61 persone, partigiani ma anche civili. Il più vecchio sarà un signore anziano che si rifiuta di uscire dalla stalla e viene bruciato vivo con le sue vacche ai battistini. Chi è di Valdagno sa, è sopra la contrada più alta. Ma pensate, verrà rastrellata anche la zona del Grappa. Le vittime, i partigiani catturati, vengono trattati da prigionieri? No. Verranno impiccati lungo, saranno 47, impiccati a Bassano del Grappa, lungo un viale. Infine, a settembre del 44, motivo per cui i tedeschi vogliono ripulire la zona dai partigiani è che a Recuaro Terme, alle fonti centrali, dal settembre del 44 avrà sede il comando supremo dell'esercito tedesco in Italia. E voi capite perché c'erano così tante truppe allora. Ma capite anche cosa rischiava un giusto? Anche uno che non avesse impugnato le armi rischiava tantissimo. E arriviamo ai giorni, ecco, saranno ancora molti mesi, diciamo, di difficoltà. Perché l'inverno sarà durissimo, 44-45, ecco. E in primavera noi festeggiamo per una legge della Repubblica Italiana che fra l'altro è firmata da Alcide De Gasperi, ecco, che è uno dei fondatori della nostra Repubblica. C'è una legge che festeggia il 25 aprile come giorno dell'insurrezione generale, ma guardate che fino ai primi di maggio si continua a sparare nel Vicentino. Dopo un inverno durissimo, in cui molti partigiani devono vivere nascosti, ecco, anche perché gli alleati a un certo punto dicono: va bene partigiani, non faremo l'offensiva finale in autunno, sapete, non ce la facciamo a liberarvi, andate pure a lavorare con i tedeschi, tornate a casa vostra tranquilli, che arriviamo in primavera. Ma vi rendete conto? È un colpo durissimo anche per i partigiani. Io torno a casa, mi arrestano, mi ammazzano, ammazzano la mia famiglia, mi mandano in Germania, quindi devono vivere nascosti. E finalmente l'ordine di insurrezione arriverà nell'aprile del 45, il 25 aprile, da Milano, e sarà un giovane dirigente del Partito Socialista, un certo Sandro Pertini, che darà l'ordine di insurrezione generale. Sandro Pertini, leader socialista, si fece tantissimi anni di carcere, diventerà poi prima presidente della Camera dei Deputati e negli anni 70 presidente della Repubblica. Lo avrete visto di sicuro, beh, quello con la pipa, con gli occhialoni e la pipa, che quando l'Italia vinse i mondiali era là che esultava e che poi giocò a carte anche, no, con la nazionale in aereo. Ecco, ci sono i video divertentissimi. Personaggio tosto per te. Medaglia d'argento a Valdagno. Quando andate a Palazzo Festari c'è una lapide, ragazze e ragazzi, leggetela, perché la medaglia d'argento non è concessa a tutti i comuni. Vicenza è medaglia d'oro, Bassano è medaglia d'oro. Al valor militare, significa che alle cerimonie ufficiali, 4 novembre, 25 aprile, quando entra il gonfalone delle vostre città, tutti gli altri rendono omaggio. Ed è un omaggio di cittadini verso voi, verso la vostra storia. Che contributo ha dato alla fine la Resistenza? Nel Vicentino, guardate, 12.645 donne e uomini. Gli internati, quelli catturati, i soldati dopo l'8 settembre, che si rifiutano di combattere con i tedeschi, con i fascisti, saranno oltre 10.000. I deportati,
una delle storie ve le racconterò adesso in estrema sintesi, saranno 1504. I caduti nella guerra di liberazione saranno 2607. È un contributo grandissimo che porta la resistenza vicentina al pari di molte altre, è molto famosa quella in Piemonte, si è scritto moltissimo, ma guardate che c'erano condizioni difficilissime in Veneto e nel Vicentino in particolare, per i motivi che vi ho detto. C'era un'altissima concentrazione di truppe nazifasciste. Poi non vi ho parlato del bombardamento di Vicenza, che sarà bombardata più volte, di Padova, ecco. Ma ecco, anche chi non si fosse schierato rischiava comunque. E allora che senso ha aderire alla resistenza, no? Guardate cosa dice una staffetta partigiana. Accetti di fare la staffetta sapendo che se ti prendono ti torturano, ti mettono in galera e possono anche farti fuori con un colpo di pistola alla testa, ma lo fai lo stesso, perché gli ideali superano la paura. E per qualunque ideale che si decide di inseguire, qualunque, arriva sempre il momento in cui bisogna pagare. Non erano eroi, abbiamo detto. I giusti non sono eroi. Molto spesso sono famiglie, molto spesso sono ragazzi che hanno poco più della vostra età. Scelgono semplicemente da che parte stare di fronte al male. Se ci sono domande, magari in riferimento a quello che ho detto, altrimenti passiamo a raccontare una storia particolare. Allora, un attimo solo, provo anche a condividere un video, va bene? Prima di parlarvi della persona che parla. Allora, vediamo se ci riesco. Tracchete. Condividi. Aspetta, ottimizza. Bene, l'ho fatto. Spero si riesca a vedere. Il titolare Abra Mamma, perché sì, rischiava tanto. E gli ebrei che noi avevamo in casa erano ebrei che erano scappati, che erano nascosti, che erano ricercati, perché lì è una roba che io sollevavo, anzi che credo che sia giusto dirla. Qua dei monumenti che viene fatti per singole persone che hanno fatto degli atti eroici, che sa anche la vita così, ed è giusto, va benissimo, non ho niente da dire su questo. Però mi meraviglio che mai sia stato fatto qualche cosa del genere per le famiglie. Quelle famiglie che hanno avuto il coraggio di tenere dentro in casa dei prigionieri, degli ebrei, dei partigiani, eccetera, sapendo, perché c'era fuori, c'era scritto, che chi ospitava, proteggeva, teneva, eccetera, che c'era la pena di morte, era confisca dei beni, che bruciava la casa, come che è successo in qualche posto. Allora, la voce che avete sentito è di Luigi Massignan. Quindi lasciatemi il tempo che cambio PowerPoint. Ecco, ditemi se vedete. Si vede Antonio? Perché non vedo nulla di... Sì, tutto bene. Benissimo, benissimo. Per gli amici Gino, vi dicevo prima. Gino è mancato l'anno scorso, proprio un anno fa praticamente, a 101 anni, pensate. E oggi ho l'onore di avere qui i figli che mi stanno ascoltando, che conosco e che ringrazio. Ho voluto titolare Partigiano, testimone, uomo giusto. Gino è uno di quelli che sceglie. Non è giovanissimo, nel 1943, è nato nel 1919. Quindi ha già più di 20 anni, no? Ecco, e ne ha 24 in particolare. Certo, non è una persona ancora pienamente, no? Indipendente, eccetera. Però fa la sua scelta. Diciamo, non ha 19 anni, ma non ne ha neanche 40. In particolare, perché raccontiamo la sua storia? Perché secondo me è una storia esemplare, ma anche per il valore della sua testimonianza. Perché Gino non si è mai limitato a raccontare la sua storia di partigiano e poi di deportato. Fu deportato a Mauthausen, dopo vi spiegherò.
ma cercava sempre, quando parlava con i ragazzi, io la prima volta l'ho conosciuto che ero in terza media, perché veniva alla scuola media di Montecchio a parlare, cercava sempre di far capire come nasce il male, come ha fatto anche la professoressa Lovato nel primo incontro, per far capire come nascono gli stereotipi, perché quando parliamo di Auschwitz, di Mauthausen, di Dachau, è troppo tardi per fermarlo ormai il male. E anche perché, terzo motivo, queste sono parole sue, ci sono momenti nella vita in cui uno deve decidere e assumersi le proprie responsabilità. Perché noi vogliamo farvi lavorare sui giusti, ragazzi e ragazzi? Ripeto ancora una volta, non sono eroi, ma sono persone che scelgono di lavorare per la vita e per il bene, anche con orientamenti politici diversi, però lavorano per salvare vite. Gino, vi dicevo, fu deportato a Mauthausen, adesso vi racconterò, ed è interessante perché il suo libro, che adesso è stato ripubblicato di recente proprio dagli Strevi, ne avremo ad Arzignano e a Valdagno, nelle nostre due scuole, delle copie del suo libro, quindi sarà a disposizione per chi lo volesse prendere a prestito, tra poche settimane. Il suo libro appunto racconta la sua testimonianza e può essere letto in parallelo con altre storie, famose o meno, di altri deportati, in particolare quella di Vincenzo Pappalettera, di Piero Caleffi e di Bruno Vasari. Ho messo tutto, colleghe e colleghi, in bibliografia. Anche questo è un bel percorso da approfondire. La vita dei deportati. Purtroppo, ad oggi, mi è stato confermato dall'amica Sonia Residori, storica, e adesso attualmente docente a Padova, all'Università di Padova, che non esiste un saggio unitario. Purtroppo manca ancora un testo che studi, quindi non una testimonianza di deportato, ma un testo storico che faccia chiarezza a livello complessivo sui triangoli rossi cosiddetti, no? I deportati politici. È una mancanza, speriamo che dai nostri allievi, se tra qualche anno ancora qualcosa non si fosse mosso, ci possa essere qualcuno che si appassiona e fa ricerche in questo campo, che è ancora tutto da indagare. In breve, Gino Massignan nasce a Montecchio Maggiore nel 1919, sarà studente del liceo Pigafetta di Vicenza, ma in particolare per lui fondamentale è la vita in parrocchia. È un paese piccolo, Montecchio più piccolo, di Arzignano e di Valdagno in quegli anni. E frequenta Gino la parrocchia, il cappellano che coadiuvava il parroco e si occupava dei giovani, cresce nell'azione cattolica, è un ragazzo cattolico. Il vescovo Zinato, pensate, dopo l'8 settembre dice chi fa parte dell'azione cattolica non può combattere, non può andare nella resistenza. Lui era diventato dirigente dell'azione cattolica, ma sente che la resistenza è più importante. E quindi aderisce alla resistenza. In quel gruppo di cui fa parte Torquato Fracon, no, della Democrazia Cristiana, e che poi armerà il battaglione Valdagno. E infatti Gino, l'abbiamo visto prima, diventerà il vice del grande alpinista Gino Soldà. Sceglie il nome di battaglia Renzo. Vi dice niente, studentesse e studenti, che avete letto I Promessi Sposi? Perché la sua fidanzata Caterina, Chicchi, assieme a lei decide di chiamarsi Renzo e lei si dà il nome Lucia, e così Renzo e Lucia, anche se sono separati, in qualche modo si sentono uniti, come nel romanzo di Manzoni. Gino combatte, vive sui monti, il battaglione autonomo Valdagno, no? Opera nell'alta valle del Lagno, partecipa ad azioni fino al 22 ottobre del 1944, quando torna a casa per riabbracciare la famiglia per un periodo di qualche giorno di nascosto, di riposo, ma viene riconosciuto per strada e denunciato. Arriva a casa sua la polizia fascista, lo arresta e lo porta a Padova, a Vicenza, alle carceri di San Biagio. Nel gennaio del 45 viene deportato assieme ad altri 76 vicentini a Mauthausen. Riuscirà a sopravvivere. Nel 47 sposerà Chicchi, Caterina Dal Pra, e lavorerà poi come medico psichiatra. Sarà importantissimo. Pensate, quando magari parlerete della legge Basaglia, ecco, lui fu amico e collaboratore del professor Basaglia e anticipò addirittura la riforma delle case di cura appunto per malati mentali.
d'accordo, con delle innovazioni, probabilmente anche per quello che aveva visto durante la permanenza durissima, benché di pochi mesi, nel lager di Mauthausen. E quindi dirigerà anche l'ospedale psichiatrico di Udine e di Padova. La città di Padova sarà la sua città adottiva, che gli ha tributato tra l'altro numerosi onori, anche la Repubblica Italiana, insomma, gli ha tributato degli onori ufficiali. Fu sempre anche legato a Montecchio, per cui io tengo sempre a dirlo, insomma, e penso che anche lui sarebbe felice. Ho messo questa foto tratta proprio dal libro, è una foto di famiglia che la famiglia ha concesso, perché lui e sua moglie si erano conosciuti al liceo. Questa è la foto dei maturandi, in rosso, col cerchietto rosso c'è Gino, e poi Caterina con, vedete, il cerchietto azzurro. Vi dicevo, entra nella Resistenza e in quella rete in cui c'è Torquato Fraccon, in cui c'è Gino Soldà, aiutano prigionieri, aiuteranno forse non solo prigionieri, ma questo dovrete scoprirlo voi altri, e ottiene anche dal comandante Gino Soldà, vedete, un'attestazione che ha combattuto, questa ovviamente alla fine della guerra, con tutte le date fino al 22 ottobre, giorno in cui a Montecchio, a casa sua, viene arrestato. Viene portato a Vicenza, vi dicevo. Con lui ci sono altri esponenti della Resistenza cattolica vicentina. Il figlio di Franco, di Torquato, Franco, Giacomo Prandina, e anche, non sono riuscito purtroppo a trovare la foto, un altro suo amico di Montecchio, l'avvocato, il futuro avvocato Michele Peroni. Ritorneranno in due di quei 77 deportati vicentini, Gino Massignan e Michele Peroni. Tanto per parlare di luoghi, no, di memoria dei luoghi, alle carceri di San Biagio l'anno scorso l'amministrazione di Vicenza ha posto, vedete, una lapide in memoria dei deportati politici che per le loro idee politiche furono deportati a Mauthausen o in altri luoghi e trovarono la morte. Quindi, che cosa succede? Nel dicembre del 1944, Gino e altri prigionieri viene portato dapprima, vedete, non direttamente a Mauthausen, ma a Bolzano. Vi ricordate che il professor Spinelli l'altra volta aveva parlato del campo di Bolzano Gries, un campo di transito in cui si muore comunque, in cui la violenza è all'ordine del giorno, ma che serve soprattutto anche da via di transito, come anche il campo di Fossoli, per organizzare i trasporti. I tedeschi sono gente pratica, c'è una guerra in corso, non possono far partire un treno con 200 deportati, devono avere un numero adatto per abbassare i costi. Che sia che si tratti di deportare ebrei, sia che si tratti di deportare politici, bisogna ottimizzare i costi. Per cui ecco i campi di transito che servono a raggruppare in attesa di avere il carico completo. Fa impressione, ma è così, ragazzi. Dal campo di Bolzano Gries, ai primi giorni di gennaio del 1945, voi dite, ma la guerra sta finendo? Sì, ma l'Europa è ancora in gran parte occupata dai nazifascisti. Vengono portati, 4 giorni di treno, da Bolzano a quella località dell'Austria in cui sorge questo campo qua. Un campo che un detenuto politico spagnolo, Jorge Semprún, che ha scritto un bellissimo libro che consiglio, Il grande viaggio, pubblicato da Einaudi, ve l'ho messo in bibliografia, descrive così: c'era anche un campo in Austria dove bisognava sperare di non andare. Semprún fu deportato a Buchenwald e scriveva questo di Mauthausen. Gino arriva l'11 gennaio del 1945. Mauthausen è uno dei lager, non è un campo di sterminio, anche se spesso è definito così, adesso vediamo perché. È un campo di concentramento, ve l'ha spiegata la differenza la professoressa Lovato, no? Qui dovrebbero essere in qualche modo rieducati i prigionieri politici, gli oppositori del nazismo e del fascismo. Ma è un campo in cui finiscono quelli praticamente irrecuperabili. Le condizioni sono durissime. Il campo è operativo dal 1938, motivo per cui
voi nella foto che vedrete alla fine troverete una particolare nazionalità che magari poi vi dico. State attenti perché dite, ma questi che ci fanno lì? Eppure anche questi da quel paese, che adesso non nomino, erano lì a Mauthausen. Qui avete un'altra carta di dove si trova, vedete. Vedete che Hartheim, ci torno fra poco. Hartheim è un luogo, vedete sotto, centro di eutanasia, dipendente da Mauthausen. È uno dei centri in cui venne effettuata, e venne effettuata ancora anche dopo che era stata ufficialmente fermata, l'operazione T-Fear, T4, uccisione dei disabili, i centri di eutanasia. La differenza allora, la richiamo, no? Non è un campo di sterminio, qui si dovrebbe lavorare e grazie al lavoro tornare liberi, appunto. Ma siamo ormai nella fase finale della guerra. Mauthausen è una folla, un crogiolo di lingue, di popolo, di nazioni. Dal gennaio del 45 arriveranno anche gli ebrei evacuati da Auschwitz, Mauthausen e da altri campi nell'Europa orientale. E diventa un campo di morte, quindi. Ecco quindi che la sua posizione è ibrida un po'. È un campo di concentramento, ma poi cambia, come vi diceva la professoressa Lovato, la sua funzione. Quindi Gino ci finisce nel periodo peggiore dentro, assieme agli altri vicentini. Ecco, qui c'è la differenza, ad esempio, no? Da un campo di sterminio, Beuschwitz, che alcuni dei vostri compagni che hanno fatto i viaggi della memoria hanno visto al confine quasi con l'Ucraina, è un campo della morte, un campo di sterminio vero e proprio, in cui non ci sono baracche, in cui arrivava il treno, i deportati finivano tutti nella camera a gas, automaticamente. Non c'erano tatuaggi, non c'erano numeri, perché tutti andavano a morire. E vedete che fu attivo nel 42. Gino è deportato come politico nel gennaio del 45. Lui ha un triangolo rosso. Ha un triangolo rosso, è un deportato politico e gli viene anche assegnato un numero, 115.609, e la sigla IT, italiano. Gli italiani stanno malissimo dentro al campo, eh? Sono traditori due volte, pensateci. Per i tedeschi perché hanno tradito dopo l'8 settembre. Gino è pure partigiano, quindi è un antifascista. Ma pensate per gli altri prigionieri, se si trovano di fianco un italiano e un russo. Il russo dice all'italiano, voi ci avete invaso. I greci, voi ci avete invaso. Gli jugoslavi, voi ci avete invaso. Voi siete fascisti. Ed è quello che capita a Gino. Nel momento in cui gli danno il numero, che a Mauthausen non era tatuato, ma era un numero sulla divisa, gli dice, tu sei un porco sporco italiano fascista. E Gino fa presente a questo jugoslavo, a questo slavo, e dice, guarda che se io fossi fascista non sarei qua. Sei comunque un porco italiano fascista. O qualcosa di simile, se non ricordo l'espressione. Per cui Gino dice, capì che era meglio lasciar stare, anche perché uno dei modi di sopravvivere dentro un campo di concentramento è cercare di fare rete. C'era una rete di resistenza interna, soprattutto da parte dei politici all'interno e gli italiani fecero molta fatica all'inizio a entrare in questa rete, proprio perché erano traditori per tutti. O fascisti o traditori dell'alleanza. Guardate alcune foto di Mauthausen. Ecco, chiedetevi sempre, chi fa le foto? Le prime due in alto, vedete, ma anche la terza in basso, sono foto evidentemente che non possono che essere state scattate dai nazisti per documentare. Quella più grande addirittura, vedete Himmler, che era responsabile, il capo delle SS, in visita a Mauthausen. Gli stanno mostrando, guarda qua come facciamo lavorare, vedi come procedono bene le cose. A sinistra vedete la foto della famigerata scala della morte. I condannati erano sfiniti dal lavoro, dovevano essere consumati e dovevano portare sulle spalle un masso di pietra. E spesso, come semplice tortura, l'SS si divertiva anche a dare una pedata al primo, per cui immaginatevi con una pietra sulle spalle cosa poteva succedere. Ma non è compito nostro soffermarci sulle atrocità, no? Guardate l'appello al centro del campo. Li facevano anche attendere per ore. Mentre l'ultima foto raffigura le donne ed è scattata, vedete, un po' più piccola, lì, un gruppo di donne. È quella che è posta in basso a destra.
Che fine fa Gino? Gino è uno studente di medicina quando viene registrato al campo e viene registrato, trovati i documenti all'interno del libro, come medico, per cui viene assegnato al revier, all'infermeria, un posto che tutti scansavano, perché chi finiva ferito all'infermeria sapeva che non c'erano medicine, non c'era nessun tipo di cura, si aspettava solo la selezione per finire nella camera a gas. Ecco, a differenza di Dachau, campo di concentramento, Mauthausen, vi ho detto, si situa un po' in una zona di confine fra i campi di sterminio e quelli di concentramento, Mauthausen ha una camera a gas, piccola, piccola, ci stavano poche persone, ora non ricordo il numero esatto, ma è un numero limitato rispetto alla capienza di Auschwitz, che poteva uccidere migliaia di persone in un giorno. Però i malati sono i primi. Lui però è un bel giovane, vedete, era anche in forze, per cui viene assegnato a un Arbeitskommando, un comando di lavoro, e quindi esce, non è anche vicino ai malati, cosa che lo preserva anche da avere, da contrarre malattie. Ecco, poi il libro prosegue con la descrizione anche di cosa vive. Ho messo il numero 20 perché in tutti e tre, anche gli altri libri che vi ho messo all'inizio, si parla di questo episodio. A Mauthausen avvenne nel febbraio una sommossa. Riuscirono i prigionieri a ribellarsi, a uccidere le guardie e morirono in massa centinaia e centinaia, soprattutto russi. Alla fine riuscirono a scappare una decina, perché poi moltissimi vennero recuperati, catturati, segnalati dalla popolazione locale, e quindi fecero tutti una brutta fine, e Gino lo descrive bene. Ecco, è un episodio che trovate proprio anche negli altri testi dei deportati a Mauthausen. Ed ecco Hartheim, eccolo lì, centro in cui veniva il castello in cui veniva praticata l'eutanasia sui disabili. E tutti i puntini rossi sono gli altri lager dipendenti da Mauthausen, fra cui Gusen, in cui a un certo punto finirono i Fracon, padre e figlio, vennero deportati a Gusen, e Ebensee era anche famigerato. Vi fu deportato, se avete visto, Andrea Pennacchi, il papà di Andrea Pennacchi, in uno degli ultimi monologhi di questo celebre attore, si parla di suo papà deportato lì a Ebensee, dove c'erano delle officine, facevano lavorare per le officine Messerschmitt, che producevano pezzi per gli aerei, per la Luftwaffe, l'aeronautica tedesca. Condizioni terrificanti, naturalmente, di lavoro. Gino riesce a sopravvivere, è forte, riesce anche a farsi assegnare, a un certo punto lo descriverà, al comando che porta il rancio, e questo consentiva di poter raspare qualche cucchiaiata in più, per cui lui è presente a Mauthausen, vedete, è la foto al contrario rispetto a quella originaria del campo che vi ho mostrato prima, è fatta dall'interno, l'aquila nazista è stata abbattuta e c'è uno striscione in spagnolo. E voi dice, ma la foto è falsa, ma... No, no, è a uno dei primi gruppi di deportati a Mauthausen nel 1938, è un gruppo di repubblicani spagnoli, in Spagna c'è una guerra civile, vince Franco, fascista, filofascista appunto, i fuoriusciti politici scappano in Francia, dove sono arrestati, tenuti in campi di concentramento dai francesi. Quando nel 40 i tedeschi invadono la Francia, si trovano già gli spagnoli pronti, antifascisti, già chiusi nei campi. Aspetta, aspetta che li portiamo. Quindi loro si fanno praticamente dal 38 in avanti in campi di concentramento. Ed ecco quindi los españoles, eccetera, antifascistas, vedete, saludan, io non so lo spagnolo, portate pazienze, le forze di liberazione. Gino continua a lavorare lì ed è lì che contrae, proprio nei giorni della liberazione, il tifo che imperversava ed era portato dai pidocchi, e quindi rientrerà solo nel giugno del 1945, nel giorno del suo onomastico, e pagando quindi un prezzo anche nella sua salute. E poi abbiamo visto, lui sopravviverà e solo dopo molti anni, in tarda età, diventerà un testimone per i suoi nipoti. Guardate cosa scrive, appunto, richiamo proprio la sua vita. Io ho raccontato pochissimo, ma solo per farvi anche venire un po' la curiosità di approfondirla.
ci sono momenti, diceva, no, l'ho ricordato prima, nella vita in cui uno deve decidere e assumersi le proprie responsabilità. Io volevo salutarvi, se ci riesco, con un altro video di Gino che ci parla di un'altra cosa importante che forse può darvi là anche quando dovrete lavorare con i documenti. Ecco, adesso provo a condividere lo schermo. No, devo interrompere, scusate, la condivisione e ricondividerlo. Aspetta un attimo, io qua. Condividi schermo. Dove è andato adesso questo? No. Portate pazienza, ovviamente ci sono sempre. Eccolo qua, il bello della diretta. Lei, naturalmente. Io preferisco parlare con i ragazzi. Sì. Perché penso che quelli adulti, sì, tutti qua, tutti fa bene di sentire anche di queste cose, però insomma ormai uno ha la sua convinzione, sì, si è formato la sua idea, potrà anche trovare conferma, diremo, oppure qualche cosa che lo aiuta. Però i ragazzi che sono adesso, che crescono con questa provvisorietà e con questo disvalore per cui tutto è provvisorio, tutto è passo, tutto è relativo, e quindi devono ricordarsi che non è stato così, non è così adesso, ma non è stato così neanche prima, perché c'è gente che ha creduto che non fossero cose relative, ma che fossero cose importanti, che meritavano anche di rischiare la vita per quelli. Ecco, questo. E io dico sempre a quelli là, quando ai ragazzi, gli dico, guardate, ricordatevi che i vostri nonni, i quali non, forse non vi hanno mai detto queste robe, ma i vostri nonni e le vostre nonne, se, e ce ne sono molti che l'hanno fatto, hanno dato appoggio, hanno tenuto in casa, hanno nascosto, hanno dato da mangiare, e dare da mangiare allora con il vitto che era controllato dalla tessera, volevo dire toglierselo a sé per darlo a un altro. Se hanno fatto questo quando c'erano fuori gli avvisi che chi aiuta, nasconde, eccetera, viene fucilato e viene distrutta la sua casa, viene privato dei suoi beni, nonostante questo l'hanno fatto. E l'hanno fatto con gente da cui non ricevevano niente, non avevano nessun interesse, non sapevano neanche chi fossero. Tante volte non hanno neanche domandato come si chiama, non importava. C'era uno da aiutare, perché c'era chi me lo voleva uccidere e non era giusto che lo uccidessero perché non la pensava come lui o perché non era della sua razza. Questo non si poteva tollerare, quindi rischiavano questo. Per cui i vostri nonni sono stati tutti degli eroi, meriterebbero di avere la medaglia. Ecco perché io dico che bisogna ricordare le famiglie e non sono ricordate. E quindi... Ecco perché bisogna ricordare le famiglie. La rete che agiva non era mai una persona sola, era la rete, una rete di persone che aiutava. Grazie a tutti e a tutti. Ci sono domande per caso? Grazie. Tony, ci sono domande? Innanzitutto ringraziamo te, che è la prima cosa, la cosa essenziale per questa, chiamiamola lezione, insomma, ma bella, profonda, chiara. Attendiamo un attimo in modo tale che chi vuole possa scrivere in chat per qualsiasi cosa, chiarimenti, approfondimenti, insomma. Io mi sono appuntato un 7-8 mila cose da condividere con voi, con te, però magari possiamo già togliere la registrazione,
così